L'ho trovato. Sali in barca ora. Vuoi che lo leghi alla barca? Ragazzo. Basta così. Padre. Cosa? Qualcosa è cambiato. La foresta sembra diversa ora. Tutto è cambiato, ragazzo. Non pensarci. Sì. Questo è l'ultimo. Ecco, là io vedo mia madre. Ecco, là io vedo mio padre. Ecco, ora chiamano me. Ecco, ora chiamano me. È pronta.
sei libera. Mi dispiace. Stringi. Questo pugnale era suo. Adesso è tuo. Tu sai cacciare? Me l'ha insegnato. Vediamo. Ora? Ora. Cosa cacciamo? Tu caccerai i cervi. E dove? Dove troveremo i cervi. Ok. Di qua. Padre, qual è il motivo? Devo sapere se puoi affrontare il viaggio. Così poi partiamo. Dipende da te. Caccia. Cosa hai trovato? Impronte. Non di cervo, però. Cerco ancora. Impronte? Sì. Troppo rotonde. Forse cinghiale. Bene. Oh! E ora? Di qua, ragazzo. Oh! Oh! Ehi, tracce fresche di cervo. Di qua! Piano, ragazzo. Scusa. Il cervo va cacciato, non rincorso. Sì, padre. Ha rotto il ponte. Come arriviamo di là? Spostati. Wow. Vai. Oh, cos'è successo? Eccolo lì! Fermo! Ma che stai facendo? Ora è più guardingo! Devi tirare! Devi tirare! Quando te lo dico io di farlo! Mi dispiace. Non dispiacerti. Fa... di meglio. Trovalo.
trovano. Vai. L'arco! No! Non sei pronto! Indietro! Roger, non si erano mai avvicinati così. Continua. Lassù! Dentro il vecchio tempio. Mamma diceva di non entrarci. Facciamo ciò che ci pare. Niente scuse. Guarda! Posso usare l'arco ora? Riesci a colpirlo da qui? Meglio avvicinarsi. Mamma mi ha portato a caccia molte volte. Tu non hai mai voluto portarmici. Perché ora? Era suo desiderio, ed era il momento. Ok. Droger! Qualcosa dovrà aprirla. Si apre.
ormai congelato. Forte. E ora? Bene. Padre, guarda. Aspetta il segnale. Con calma. Adesso non è più un animale. È solo un bersaglio. Libera la mente. Fissa il bersaglio e respira. Bene. Ora tira al netto. Scegli un punto e concentrati. Rilassati. Piedi saldi. Spalle. L'ho presa! Bravo! È ancora vivo! Il pugnale! No! Finisci ciò che hai iniziato. Non ci riesco. Io... Attenzione!
Credevi di farmi paura? Tu non conti niente! Ragazzo, niente! Guarda! Guardami, ora! Avanti! Guardami! L'abbiamo ucciso! Tu non sei pronto. Cosa? Dici sul serio? Ho ucciso il cervo! Ho superato la prova! E perché non lo sarei? Ora torniamo a casa. Non sto più male da molto tempo. Posso farcela. Non sei affatto pronto. Sono pronto. Non parlare più. Queste porte non si aprono, Zitto. Non funziona! Io te l'avevo detto che era diverso. E io di stare zitto. Un troll brandifuoco ha bruciato il giardino di mamma. Da quando i droger si avvicinano a casa? E cos'era quella cosa di ghiaccio? Non lo so. Ora sta zitto. Siamo quasi a casa.
Entra, ragazzo. Hai perso il controllo. Quel coso voleva ucciderci. Anche tu ti arrabbi quando combatti. La rabbia può essere un'arma se la sai controllare e usare. Ma tu non ci riesci. Quando È da tanto che non sto male. Sto meglio ora. Va bene. Forza, allora. Devo colpirti? Voglio che ci provi. Mai! Che fai? Riprovaci. Perché fai così? Sei lento. Di nuovo. Smettila! Fiacco, ancora. Ancora! Smettila! Ancora! La tua rabbia rischia di acciacarti. Il nostro cammino è difficile. E tu, Atreus, sei tutt'altro che pronto. Cosa? Zitto. Vieni fuori! È inutile che ti rintani lì dentro. Io so chi sei. Chi c'è là fuori? Tu lo conosci? Ma soprattutto io so che cosa sei! Presto, vai lì sotto, ora! Mi avevi proibito di andarci. Ma chi è? Non lo so. E di cosa parla? Non lo so. Forza! Dimmi solo quello che voglio sapere. Evitiamo spargimenti di sangue. Credevo più alto. Ma è proprio te che cercavo. Sei lontano da casa o sbaglio? Che cosa vuoi? Oh, tu la sai già la risposta a questa domanda. Qualsiasi cosa cerchi, io non ho niente. Te ne devi andare. E io che credevo che la vostra specie fosse più illuminata, che voi foste migliori di noi, più intelligenti. Invece tu ti nascondi qui, nella foresta, come un gran codardo. Non ti conviene combattere. Oh. Non vedo l'ora di farlo. Fuori dalla mia casa. Tu dovrai ammazzarmi se vuoi che sparisca. Te l'avevo detto. Non importa. Tu non mi ascolti. No.
Tocca a me! Che delusione incredibile! Fatti sotto! Inutile! Qui a noi! Ciò che voglio e le tue sofferenze finiranno. Perché ci sono due lei? Fuori dalla mia casa! Ho trovato un punto debole, eh? Parli troppo. Ti piace parlare? Magari lo farà chi stai nascondendo in casa. Yeah!
già via? Rudy, non mi servivano solo delle risposte, ma tu hai fatto l'eroe. Non mi importa che mi farai, io mi rialzerò sempre. Quel corpo ormai vecchio cederà, ma prima sappi che non posso sentire niente di tutto questo. Lo hai visto con i tuoi occhi? Non puoi ferirmi! Niente può farlo! Questa lotta è inutile! I tuoi sforzi sono inutili! Non doveva andare così! Non puoi vincere! Io non sento niente! Ma tu sì! Eppure continui a provare! Io non sono mio fratello! Se tu mi avessi dato ciò che volevo, non sarebbe finita così! E invece... Ah!
che tu, tutti quelli che ho affrontato, mi facessi finalmente sentire qualcosa! Ma non puoi. Chi era? Mi conosceva. Conosceva il mio passato. Come mi hanno trovato dopo tutto questo tempo? Fei, cosa devo fare? Nostro figlio non è pronto per portare le ceneri sulla montagna. E nemmeno io. Non so come fare tutto questo senza di te. Ma non possiamo stare qui. Ragazzo, sentivo dei rumori. Io credevo. Tu stai bene? Sì, sto bene. Vieni. Prendi le tue cose. Ce ne andiamo. Ma sono pronto. Non sei pronto. Ma non abbiamo scelta ora. Mostrami che lo sei. Lo farò. La montagna. Sarà un viaggio bello lungo. Sì, ma importante. Cos'è successo?